Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, sono appena uscito di casa, direzione Val d'Orcia. Allora, c'è un posto della Val d'Orcia che adoro nella maniera più assoluta. Beh, non solo un posto naturalmente, ma molti. E mi sono appena reso conto che non ci ho mai registrato un vlog. Quindi, il programma è quello di colmare questa gravissima lacuna in maniera un po' particolare. Allora, il soggetto è un bellissimo albero, una quercia, in un campo lì in Val d'Orcia. L'idea è quella di fotografarla nella migliore tradizione della fotografia paesaggistica in diversi orari della giornata, vale a dire a metà tardo pomeriggio, quindi con la luce radente, ma il sole è ancora abbastanza alto, tramonto, poi imbrunire o magari quando cominciano a comparire le prime stelline. E poi mi piacerebbe restare quindi a lungo in questo campo e realizzare anche uno star trail. Quindi vediamo se riesco a fare tutte queste foto. Poi la mattina, probabilmente dopo un paio d'ore di sonno qui dietro nel mio camper van a 5 stelle extra lusso, mi sposterò e andrò comunque a fare alba lì in zona, ma questo potrebbe essere materiale per il video della prossima settimana. Eccoci arrivati, non a destinazione, perché si dà il caso che quell'albero di cui vi ho parlato prima in macchina, beh, il contadino proprietario del campo in cui si trova questo albero ha pensato bene che oggi era il giorno giusto per tagliare tutto il prato, tutta l'erba, e quindi tutto l'interesse, primi piani possibili, tutto via, tutto partito, se non che è rimasta a terra tutta la fila di erba tagliata. Quindi, avete visto com'è noiosa e priva di imprevisti la fotografia paesaggistica? Oi, 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 oi. Comunque, cambio di programma. Fortunatamente mi trovo in una zona dove a pochi chilometri, a volte anche pochi metri, si possono trovare fantastici paesaggi e spot incredibili. E c'è sempre stata qui una strada sterrata che non ho mai percorso e sono sempre stato convinto che potesse celare qualche bel punto di ripresa per il tramonto. Dopodiché, comunque, almeno metà programma credo che sia ancora fattibile, nel senso che questo primo piano, questo campo che ora è un po' bruttino, si potrebbe comunque prestare per la notte, per fare il mio, diciamo, il mio star trail, dando una maggiore importanza al cielo nella composizione, naturalmente, quindi anche se il primo piano è un po' così così, può andare bene lo stesso. E mi dispiacerebbe saltarlo perché il cielo è quasi tutto sereno, quindi insomma, cosa c'è di male in un tramonto senza nuvole? Se almeno la notte si riesce a fare qualche foto alle stelle. O via, vediamo se si riesce a trovare scollinando qualche bello spot sulla Val d'Orcia e vediamo oggi cosa ci porta di buono. Ok, come pensavo, ci sono degli affacci pazzeschi qui, dei panorami incredibili. Ora la luce è veramente troppo, troppo alta per scattare qualcosa di
decente. Però credo che già tra un quarto d'ora, 20 minuti, una parte più lontana rispetto a dove sta calando il sole diventa bella e fotografabile. Bellissime forme, no? La sinuosità della Val d'Orcia, bellissima. In più mi ha attirato moltissimo questo campo di grano incredibile qui davanti. Ci sono entrato giusto per, no? Due passi qua. E adesso sto preparando la mia composizione, questa sarà la composizione per quando il sole starà per tramontare. Non prenderò direttamente il sole perché potrebbe non essere funzionale a questa composizione. È meglio se riesco a trovare il momento proprio con la luce radente il più dolce possibile che va a illuminare il mio soggetto, che è il punto focale laggiù, questo podere agriturismo. Il campo di grano qua davanti, che è il mio primo piano, che mi fa letteralmente impazzire, e tutte le colline, c'è cioè una serie di 3, 4, scusate, colline che prendono una luce bellissima. Quindi sì, è questo grano che si muove, mamma mia, mi manda veramente fuori di testa. Anzi, l'idea di scattare più a luce bassa, poi, e se il vento resiste, fare questo grano che si muove nel primo piano, allora è perfetto. Bene, bene, come piano B sono estremamente contento. L'unica cosa è che adesso manca appunto molto tempo prima di poter scattare qualcosa di buono, quindi ci godiamo il panorama e ci rilassiamo un pochino. Ecco, adesso ogni minuto che passa, questo grano qui davanti si sta sempre più trasformando in oro. Il colore è pazzesco, quello che speravo, e cioè che la luce più bassa, il sole più basso potesse illuminarmi in maniera più gradevole questo primo piano. È proprio quello che sta succedendo, è veramente bello. Il cielo è piatto. Ma non mi preoccupa perché nella composizione che ho scelto ho incluso veramente pochissimo cielo. Quello che mi interessa in questo momento è la luce. La luce è bellissima e colpisce perfettamente tutta la scena che sto fotografando. Davvero i chiari scuri, perché il grano era bello anche prima, ok? Però ora non so se lo riuscite a vedere, ma sicuramente lo vedrete dalla foto quando la metterò qua a video. Prima era bello, va bene, però era un po' tutta una distesa verde, senza grande interesse, no? Per quanto fosse bello. Però adesso ci sono tutti questi chiari scuri della luce più bassa che genera qui nel primo piano e che gli dà grande tridimensionalità. Ecco, quindi adesso è veramente luce magica, luce top. Ah. Pensare che questo era un ripiego, un piano B, mi riempie di gioia perché è tutto inaspettato. Vorrà dire che quello che pensavo di fare, che vi ho detto all'inizio del video, sarà una buona idea per un prossimo video, magari qua sul canale.
Naturalmente iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un video dei miei contenuti, sia dal campo che tutorial di post produzione. Ricordatevi anche che sul mio sito ci sono i videocorsi di fotografia e di post produzione sempre in offerta. Ok, quindi date un occhio al link che trovate nella descrizione del video. Detto questo, ora mi metto davvero a aspettare proprio il momento migliore della luce e mi godo questo bellissimo, bellissimo tramonto. Chi l'ha mai detto che un cielo senza nuvole è una cosa brutta? Ok, non è detto che è una cosa brutta, non ci sono luci brutte, è questo quello che voglio dire. Ci sono soggetti che si prestano più o meno a essere fotografati con una certa luce, ma luce brutta è veramente difficile trovarla. Ci può essere il soggetto sbagliato sotto la luce sbagliata e allora lì si ha l'impressione di una luce brutta. Ma anche un cielo senza nuvole può essere una luce bellissima se il soggetto è quello giusto. E in questo caso sono molto contento perché il soggetto è quello giusto. Ah, bellissimo, bellissimo tramonto. Nonostante il cielo completamente limpido e senza nuvole, la luce era davvero bella. Quindi sono molto contento e adesso mi avvio alla macchina perché è ora di cena. Aspettiamo che faccia buio e poi andiamo a scattare un pochino alle stelle. Se a livello di astro stasera viene fuori qualcosa di buono, ve lo faccio vedere adesso alla fine del video. Non filmerò perché filmare il vlog al buio completo è un po' difficile e quindi preferisco concentrarmi solamente sulla fotografia. Ma ripeto, se qualcosa di buono stasera avrò combinato, ve lo faccio vedere adesso alla fine del video. Non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito fin qui anche oggi e vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace, un commento a questo video. Date sempre un'occhiata al mio sito dove trovate non solo i videocorsi sempre in offerta, ma il calendario dei prossimi workshop alla scoperta fotografica della mia regione, la Toscana. Quindi grazie ancora e ci vediamo la prossima settimana per il prossimo video. Ciao! Purtroppo dopo appena una ventina di scatti di timelapse il cielo si era annuvolato, quindi non era il caso di continuare a scattare per qualcosa che sarebbe stato effettivamente poi inutile. Tuttavia sono riuscito prima del timelapse a scattare una foto di cui sono molto contento. E vediamo qua che abbiamo il soggetto, l'albero, e alla sinistra dell'albero il bagliore che vedete provenire dalla direzione in cui c'era stato il tramonto, quella è la luce zodiacale. E alla parte destra dell'albero invece vediamo la regione del cigno della Via Lattea, quindi non il centro galattico che era alle mie spalle, ma la regione in prossimità della costellazione del cigno. Un'immagine di cui tutto sommato sono abbastanza contento e che comunque sia ha concluso in bellezza la giornata. Io vi ringrazio ancora per aver visto il video, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana per il prossimo video. Ciao!